Coach Alessandro Finelli, allenatore della Givova Scafati, per analizzare il punto su questa stagione 2020-2021 della Givova Scafati che si avvia alla conclusione della prima fase. Ma prima di concludere si dovrà giocare con Ferrara, una partita già da tempo rinviata per motivi Covid e proprio per motivi Covid ci saranno poi altre partite da recuperare. Non a caso dopo la Coppa Italia ci sarà poi il ritorno proprio con Ferrara. Diciamo che chiudiamo il girone d'andata con questa partita interna con Ferrara, che definirà la nostra posizione di classifica. Vincendo saremo terzi e di conseguenza anche l'accoppiamento per la Final Eight di Coppa Italia. Quindi questa è, diciamo, la valenza e l'importanza di questa gara, che per noi chiude il cerchio del girone d'andata, definisce la posizione e crea la griglia per la Coppa Italia. Parliamo invece di Ferrara, che al di là del periodo di sosta in cui è stata forzata per causa Covid, oggi sembra essere ritornata una formazione in gran forma. Quali sono gli elementi cardine della formazione Spense e cosa dovrà fare Scafati per imporsi? Sì, Ferrara diciamo, ha ritrovato il ritmo partita, quella che giocherà domani sarà la terza partita, in pochi giorni dopo l'interruzione causa, appunto, diciamo, causa Covid che ha colpito tutto l'intero roster di Ferrara, che è stato fermo per parecchio tempo. Ferrara è una squadra che da un punto di vista tecnico mi è sempre piaciuta molto perché unisce il talento di una coppia di americani con esperienza importante italiana, come in particolare Kenny Hasbrook, protagonista della promozione con la Fortitudo un paio d'anni fa, e Packer, un lungo, un ala forte che può giocare anche da 5 con una bellissima bidimensionalità, può giocare sia vicino a canestro che sull'arco dei 3 punti. Ma di fianco a questa coppia di americani Ferrara può contare su un gruppo italiano, diciamo, che ha fidelizzato nelle ultime stagioni. Mi riferisco alla coppia di lunghi Baldassarre e Fantoni, che la nostra realtà di Scafati conosce molto bene, e la coppia di playmaker, di play guardia, Luca Vencato e Alessandro Panni. Questi quattro giocatori rappresentano un po' la spina dorsale dello spogliatoio che ha permesso a Ferrara di fare bene nelle ultime stagioni. Di fianco a questa coppia di americani, a questo gruppo di italiani esperti, un gruppo di giovani che garantiscono atletismo, energia e futuribilità, come Zampini, come Dell'Osto, come Filoni. C'era anche Ebeling a inizio stagione, che purtroppo si è infortunato, che è un interessantissimo prospetto. Quindi vedo un bel mix in questa realtà che sicuramente nella seconda parte di stagione, e una volta risolti i problemi fisici legati al Covid, farà secondo me molto bene.